attraverso l'arte si contemplava il mistero, che sapevano fosse da... erano persone che non sapevano né leggere né scrivere, però contemplando quelle immagini, quelle rappresentazioni dei misteri della salvezza, potevano entrare a contatto con il mistero. Allora credo che questo sia qualche cosa da valorizzare sempre di più. Ultimo, ma non ultimo, abbiamo iniziato pregando, invocando il dono dello Spirito Santo. Ecco, io credo che tutto quello che ho cercato di rendervi presente, che è un po' quello che sia il patrimonio sempre al quale all'inizio dell'anno tutti quanti noi ci richiamiamo, credo che sia importante dirci che tutte queste riflessioni, tutte queste considerazioni siano solo una parte, perché l'azione fondamentale dell'annunzio, dell'accompagnamento della fede, la fa lo Spirito Santo, ed è lo Spirito Santo che agisce in noi, sia che siamo consapevoli sia che non lo siamo, che agisce nei ragazzi, nelle famiglie, tutti coloro che collaborano con noi, è lo Spirito Santo che anima la parola di Dio che viene annunziata e seminata, è Lui. E noi dovremmo continuamente chiedere che sia Lui ad animare i nostri percorsi. Concludo leggendovi un testo molto bello di metropolita di Laodicea, Ignazio. Senza lo Spirito Dio è lontano, Cristo resta nel passato, l'Evangelo è lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, l'autorità dominio, la missione propaganda, il culto una semplice evocazione e l'agire cristiano una morale da schiavi. Ma nello spirito, in una sinergia indissociabile, il cosmo si solleva e geme nelle doglie del regno e l'uomo lotta contro la carne. Cristo risorto è vicino a noi, l'Evangelo diventa potenza di vita. La Chiesa, segno della comunione trinitaria, l'autorità, servizio liberante, la missione, una Pentecoste, la liturgia è memoria e anticipazione, e l'agire umano è divinizzato. Perché il compito poi, tutto il cammino che voi aiuterete a fare, è proprio quello di portare a vivere l'esperienza profonda della vita di Cristo in ciascuno di questi bambini, di questi ragazzi, di queste famiglie.